Anche tu a spasso, Andrea. Intanto che dura questo tempo, i campi non si possono lavorare. Salve. Non c'è più entusiasmo a lavorare la terra con questa siccità. È proprio vero. E così tutti gli anni. Anche questo sarà un anno di magra e di carestia. Sia che piova troppo o che non piova affatto, c'è sempre un motivo per non essere felici. Sono nuvole di pioggia, Andrea. Sono basse. Pioverà, vedrai. Sono piene di acqua. Predu sotto l'olmo. Che? Avverti Andrea. Avete visto Melchiorre? Piove finalmente. Dove sarà? Melchiorre! Eh? Ho detto Melchiorre! L'avete visto?
uscito con il fucile. Melchiorre non l'ha voluto il maglione che ho fatto per lui e lo faccio per la bambina. Avrai anche il sangue di Melchiorre. Lica, cosa fai qui? Vieni subito a casa! No, lasciami giocare ancora! Disubbediente! Perché? Cosa ho fatto? Ho detto che non devi più uscire e basta! Verrò poi a casa! Devi stare a casa! A casa, hai capito? Povero figlio mio! Povero cugino mio. È stato Melchiorre per quel maledetto olmo in confine. Questa ce la dovrà pagare. Andrea è andato sul posto del delitto. Aspettiamo lui. È il cappello di Fredon. Ma che cosa aspettiamo? E noi? Quest'affare riguarda soltanto me, almeno sino a quando io sarò vivo. Voi pensate al povero Predu. Pensa anche tu a Predu. Andrea, non voglio altro sangue nella mia famiglia. Non ne avrai altro, madre. Predu deve essere stato ucciso di sorpresa. Tu sai di aver generato uomini, non vermi. Se si fossero guardati in faccia, Predu avrebbe ucciso lui. Con la sua mano. E Andrea con queste mani. È la mia vita. È il nostro amore. Non gli darò tregua. Predu è stato ammazzato e Predu è mio fratello. Non andartene. Andrea! Il grano si è ammagrato dopo il temporale perché si è levato lo scirocco. Ci sarà poco pane per tutti. Sì, sì. Melchiorre non si preoccupa della sua famiglia ed è ancora sui monti. Che si dice di Melchiorre? Si costituirà? Andrea e lui fanno come il cane e la volpe. Ah, giusto te. Senti una cosa, Pamela. Se vai da comare Maria, ha detto a Don Paolo di andare in chiesa almeno alla domenica. Mamma Maria non ha bisogno, come buoni cristiani, di andare in chiesa e chiedere perdono a Dio tutti i giorni. Puoi dirlo a Don Paolo.
Ti do il pane, ma tu dammi il latte. Lica. Eh? Non allontanarti da casa mentre io sto fuori, hai capito? Sì, mamma, sto con Nerina. Eppure si dice si aggira nei dintorni. Brigadiere, e se preparassimo un bel appostamento? Porco Giuda, io per esempio potrei nascondermi dentro la casa. E lì aspettarlo, ma bravo. No, più che Melchiorre adesso mi interessa Andrea. Bisogna impedire che anche lui diventi un assassino. Melchiorre non tornerà mai al potere e non ci verrà per quell'olmo. Ora fugge tutto ciò che gli ricorda il delitto. Melchiorre non è un assassino abituale. E ricordati, a noi interessa Andrea. E va bene. Rientriamo. Ormai ho deciso. Questa casa è diventata troppo silenziosa. Al potere sarà lo stesso, ma sarà il silenzio della campagna. Tutti stanno preparando l'aratura e molti hanno già finito. Quest'anno devo contare solamente sulle mie forze e sono in ritardo. Non potete farcela, mamma Maria, senza la mano d'un uomo. Gli uomini, essi credono solo di avere il diritto di sparare e di uccidere, senza curarsi del resto. Vedi, ecco cosa ci regalano. Ogni giorno che passa è un grosso pericolo per i campi. Ho visto uscire Don Vincenzo. In paese dicono che concede prestiti a usura. Ti strozza quell'uomo, è spietato. Guai a non essere puntuali, come se l'onestà dipendesse esclusivamente dall'essere puntuali. In verità, erano 2 mesi che non pagavo. Mi aveva concesso un prestito per comprare i buoi. E in questi giorni... Vuol portare via i buoi? Lo farà, se non pagherò entro 5 giorni. Questi buoi mi sembrano destinati male. O me li porterà via lui, o moriranno per la siccità. Mamma Maria, io ho dei risparmi. Con quelli, perlomeno, si potrebbero pagare gli interessi intanto. Don Vincenzo aspetterà. Deve aspettare. Andate da lui. Sono pochi soldi, ma basteranno per ora. Egli capirà. Quei pochi denari ti serviranno quando ti sposerai. Ma che... Andrea preferisce vivere in montagna. E per ora non si parla di matrimonio. Predu è morto. Ma nessuna vendetta varrà a ridargli la vita. È cominciata un'altra catena di odio e di violenza. Io voglio che Andrea abbia una famiglia serena, senza l'ombra della morte. Quello che vuol fare è inutile. Io ho paura. Ho paura. Anche le lacrime sono inutili. Predu non tornerà mai più in questa casa. E Andrea mi darà un grande dolore. Nulla posso fare. Né per l'uno, né per l'altro. Non doveva succedere. Non l'ho più visto da quel giorno maledetto. Non ho avuto più nessuna notizia. Se incontrerà Andrea, chissà che succederà. Prima o poi Melchiorre si farà sentire, almeno da lei che è la moglie. Io potrei inseguirlo nei monti. Ma voglio che sia lui a venire da me. Deve rendersi conto che è meglio tornare e costituirsi. Piuttosto che vivere alla macchia, tra 1000 disagi, soffrendo la fame e la sete.
Non è facile trovare una fonte su questi monti. Brigadiere, io non so cosa fare. Potessi parlare con lui. E poi la mia bambina è cambiata. Risente troppo della mancanza di suo padre. Povera bambina. Se si costituisce, Melchiorre può avallare al processo la tesi della legittima difesa. In effetti il suo gesto è dovuto ad un attimo di aberrazione. D'altra parte, come farà a procurarsi il cibo? Sarà costretto a commettere altri delitti e noi dobbiamo impedire che ciò accada. Le sue parole sono dettate dalla compassione. Ma io, cosa posso fare? Prima o poi si farà vivo, almeno da lei. Lo consigli a presentarsi in caserma. E si faccia animo. Accompagna la signora. Ti sei lavata stamattina? Non mi piace l'acqua. E poi la mamma dice che ce n'è poca. Perché non vai a giocare con le tue compagne? La mamma non mi lascia andare. Mi porti a cavallo? Lika! Lika! Mamma! Vedi, c'è Andrea! Lika! Ci sono io, piccola mia. Non voglio più restare sola. No, non devi più uscire. Oh, salve, Andrea, ti vedo volentieri. Salve, brigadiere, l'avete arrestato? Non dimenticare, Andrea, che su te incombono altri doveri. Una madre e una fidanzata. Lo so bene, e so che tutto va in rovina intorno a me. Ma mio fratello... Sì, anch'io ho un fratello. E conosco la voce del sangue. So che hai grande coraggio e non accetti il compromesso. Capisco dove volete arrivare e vi ringrazio per il sermoncino. Comunque non ho grilli per la testa. Vado solo a caccia. Fermati. Cosa vuol dire questa accoglienza? Abbiamo da lavorare qui, altro che accoglienze. Pamela, vai a preparare qualcosa da mangiare. Certo, vado. I buoi sono magri e Don Vincenzo minaccia di portarceli via. Ma scalzone. Non ha più fiducia. Vuole il suo denaro. E a lui e alla siccità adesso ti aggiungi tu con la tua sete di vendetta. Melchiorre non dovrà più vivere tra gli uomini onesti. Andrea, se ucciderai, neanche tu avrai il diritto di stare tra noi.
Da sola tua madre non può pensare al potere e alla casa. Non ne posso più. E Pamela? Madre, forse per te è facile la rassegnazione. Non puoi capire cosa c'è qui dentro. Io non avrò pace finché non l'appenderò a quell'olmo. Per il resto ci sarà tempo. Andrea. Andrea. Che cosa vuoi fare? Ma come, te ne vai ancora? Andrea, io ho bisogno di te. Rimani. Ho ben altro da pensare che restare qui. Abbracciami, stringimi. Soffrire. Dimmi che mi ami ancora. Sempre. Non andartene. Ritornerò. Stiamo insieme. Fa di me quello che vuoi. Ci sposeremo anche dopo. No. Non lasciarmi, non andartene. Non mi avrai più. Non mi avrai più. È andato via un'altra volta. Che gli uomini qui pensino solo a sparare, passi. Ma che le donne diventino barasce, mai! Seconda in pochi giorni. L'ultima. Ma tu non sei Melchiorre. Con questa siccità ne muoiono di bestie. Questo maledetto sole. Soffre. Bisogna ucciderla. Quest'anno faremo carne invece di grano. Non ho il coraggio di sparare. Poca carne per il macellaio.
Ho sentito una fucilata, hanno sparato da queste parti? Sì, hanno sparato alla mia mucca. E dov'è? L'hanno portata via. Fa caldo. Molto caldo. Dimmi, dov'è una fontana? Vicino alle Tre Punte. Alle Tre Punte. Ecco, è là che lo troverò. State in buon'ora. Va tu pure in buon'ora. Ehi, Maria! Vengo! Vengo subito! Eccomi! Siete venuta meno anche questa volta, Maria. E io devo incassare. Venite, entriamo in casa. Abbiate ancora un po' di pazienza, Don Vincenzo. Sto finendo i lavori. Subito dopo sarei passata per pagarvi. Vi offro qualcosa da bere. No, grazie. Grazie. No, no, non vi disturbate. Mi occorre ancora qualche giorno. Domani dovrebbero venire a darmi una mano alcuni parenti. Fatica inutile. Questa terra non vi renderà niente. Vi converrebbe sbarazzarvene. La compro io. Estingo il debito e vi rendo la differenza, eh? Questa terra, avete detto. Ma se ci è costata l'intera vita... Pensate ai sacrifici che ha fatto il mio povero marito. Ormai non mi date più affidamento. Mancate sempre di parola alle scadenze. Sono costretto a portarmi via i buoi. Che volete? Siete rimasta sola e Andrea era l'unico sul quale potevate contare. E tu cosa aspetti? Vai a prendere i buoi. Beh, adesso me ne vado anch'io. Buonasera. Portali nella piccola tanca e bada che siano curati a dovere. E dagli da mangiare. Non fare economia. Vai presto. Capisco che è un brutto momento per voi, ma gli affari sono affari. Animo, riprenderete le bestie quando sarà cessata la siccità. Ma voi, perché siete nella mia terra? Si può sapere cosa volete? Il mio cavallo si è azzoppato, ho bisogno di un po' d'acqua. L'acqua non si rifiuta a nessuno. Vi ho visto lavorare il campo. Prima il sole che doveva dare vita al grano lo ha invece bruciato. Ora si è alla aratura e ancora non vuol piovere. Non c'è più né acqua né erba in tutta la regione e le bestie una alla volta vanno al macello. Le mie hanno preso un'altra strada. Ma forse mi sarebbero morte per la fame. Vado, Maria Ruiu, e vi ringrazio per l'acqua. Come sapete il mio nome? Io non vi ho mai visto. Ma io vi conosco. Vi conosco molto bene. Io sono Tolu. Il bandito. Sì, il bandito. Andrea doveva restarvi vicino. Ma cosa ne sapete, voi che vivete sui monti della vita nostra e dei nostri doveri? Andrea è occupato in altre faccende. Ho dovuto fare la mia triste esperienza proprio sui monti. E oggi mi sono convinto che non bastano quelle faccende per campare. È così che si diventa povera gente. Scusate. Forse a voi capiterà di vederlo.
Se incontrerete mio figlio... Gli dirò che non spari. Ma voi parteggiate per noi o per Melchiorre? Per la vita. Solo per la vita. Per la vita. Sono un amico di vostro marito. Ma lui dov'è? Come sta? Mi ha detto che fra 5 notti vi aspetta a Giagarezza. Ma ditegli che io voglio che lui ritorni. Non potrà vivere per sempre in montagna. Devo andare. Ho da badare al mio gregge. Un momento. Aspettate. Non andate via. Torno subito. Su, vieni. Andiamo, Nerina, su. Lica certo ti piangerà. Ma potrai fornire a Melchiorre l'indispensabile. Io... m'arrangerò come potrò. Portatela a lui. Veramente non credo che... Su, andate. Fate come vi ho detto. Buonanotte. E ricordate, fra 5 notti, a Giagarezza. La capra di compagnia. Avrai la balia e il latte ogni mattina. Lo sapevo che non sei fatto per la montagna, tu. C'è più la mia capretta. Papà, ha voluto che la mandassimo a lui. Non mi importa. Tanto non mi lasci uscire. Non posso fare più niente. Papà ne aveva tanto bisogno. La riporterà lui stesso. Ma papà non ritorna ancora. Dicono che è cattivo. Hai una moglie, Melchiorre, una donna che si preoccupa del tuo destino. Un sacrificio inutile è suo. Qui vige la legge della montagna. Le tenerezze... Oh. Torna in paese e segui la tua sorte. Così rivedrai tua moglie e la bambina. Cosa costituirmi? Dimostrerei a tutti che ho avuto torto ad uccidere Predu. Ha torto o ha ragione, hai ucciso. E devi espiare. Mai! Mangiatevela pure voi, la bestia.
Io bevo solo acqua o vino. Mai latte. Un secolo che non ti vedo più. Siamo disperate, Lica ed io. Non si vive più. Ho bisogno di te. Tanto bisogno. Anch'io. Ma ho paura per la tua vita. E la vendetta di Andrea potrebbe ricadere anche sulla piccola. Non succederà nulla. Melchiorre. Sì? Ti ho mandato la capretta. Bella lezione quella capra. Il brigadiere dice che... No, ti prego. No, Melchiorre, non sono venuta per... Non così. Ma non capisci che è troppo tempo che non ti vedo? Devi prendere una decisione, Melchiorre. Non pensi all'avvenire di Lica, alle mie pene. Angela, sei sempre tanto desiderabile. Tanto. Il brigadiere è convinto... che potrai sostenere la tesi della legittima difesa. C'è ancora una speranza. Ravvediti, Melchiorre. Siamo ancora in tempo. A questo ci penserò da me. Sei cambiato. Non sei più quello di prima. Ti preoccupi solo dei tuoi desideri. Ma per questi abbiamo una casa e un letto. Sei o non sei mia moglie? Appunto. Non puoi trattarmi come una donnaccia. Di notte e nei campi... Sono tua moglie e sto in pena per te. Sei squallida e vuota. Dovevi pensare che avevi una moglie e una figlia prima di uccidere. Lascia la doppietta, voltati.
Chi sei? Non ti conosco. Neanche io. Chi cerchi? Qui non c'è acqua per il momento, per il mio cavallo e per me. Sì, l'ho visto il cavallo. Ti credo sulla parola. Vai. Chi sei? Sono Andrea. Chi hai ucciso? Ancora nessuno, ma non tarderò. Prima di ridurti così o di invecchiare come me sui monti, rifletti, Andrea. Ma quello è un ragazzo. Pregusto giorno per giorno da mesi il sangue della vendetta. E chi dice che non sia l'altro a uccidere te? È un vigliacco. Potrebbe spararmi a tradimento. Così ha fatto con Predo. Chi hai in mente di uccidere? Melchiorre. Melchiorre? Queste borracce appartengono proprio a Melchiorre. Dov'è? Non siamo spie. Non volevo dir questo. Lo credo bene. Gli dirai che mi hai visto e che lo aspetto domani all'alba alle tre punte. Ho visto tua madre qualche tempo fa. Le hanno sequestrato i buoi. Gli dirai anche che se la beva tutta l'acqua, per l'ultima volta. Resterai più sola. Nemmeno un attimo ti lascerò. Ma io voglio uscire, voglio andare a trovare le mie amichette. Andrai a giocare con loro, sì. Guarda che è giovane e ha i nervi saldi. Se spara bene c'è poco da scherzare. Non ti preoccupare. So quanto vale. Non lo temo. Ma l'odio contro di lui non c'è. Però se vuole uccidere me, io devo difendermi. Perché hai ucciso? Per il mio carro. Quell'olmo aveva un valore assoluto. Non avrei permesso a nessuno di toccarlo. Già, però... Però cosa? Dopo che te ne stai quassù per un po' di tempo, sei assalito dal dubbio di avere sbagliato e non ti riesce più di dormire. Io non ho di queste malinconie. Malinconie? Vuoi dire rimorsi? A me, per esempio, capita molto spesso di ricordare il giorno in cui ho ucciso quel povero ragazzo sul sagrato della chiesa. Da allora non ho più conosciuto un solo momento di serenità. Odiato, braccato sui monti. Mi rimane soltanto l'incubo del delitto. Debolezze inutili. Conta solo poter vivere. Dove e come non ha nessuna importanza, ma vivere. Vivere e lasciar vivere. Sarebbe più giusto. Resto convinto delle mie idee io. Il male che ti logora, vecchio Tolu, deforma i tuoi pensieri. Continuerai a nasconderti agli occhi del mondo come me, come Luca e Rosario. Basta con queste storie, non la penso come te. Non accetto imposizioni, né torti. Predu voleva abbattermi l'olmo e sapeva che dovevo rifarci il carro. Il carro non l'hai avuto lo stesso. L'avrò. Comunque vada, dovrai aspettare un pezzo. E sei propenso ad uccidere ancora. Pensaci bene, Melchiorre. Non si può uccidere due volte per la stessa causa. Se fossi in te... Basta! Se si avvicina, si scotterà. Si scotterà! E chi ti dice che non sia lui a uccidere te? Ho un vantaggio su Andrea. So dove mi aspetta e so da dove sparargli. Un duello è sempre un duello. E va accettato lealmente. I vigliacchi non mi piacciono. A me piace la mia pelle. E tu ringraziami se non ti spacco il cranio. La riempirò all'alba.
volete, zia Maria? Rispondete! Rispondete! Allora non è vero, non è vero! Lo dicevo io che non era vero! Lo dirò alla mamma! Vieni con me. Ti riporto in paese. Vado e torno, mamma Maria. La tua mamma sarà in pensiero. E Andrea dov'è? Doveva portarmi a cavallo. Ora non c'è. Allora ritorno un altro giorno. Salve. Dove vai, Gavino? Da mia cugina al potere. E di Andrea non se ne sa più niente. Nessuna notizia. Ritornerà. Non disperare. A volte penso che non tornerà più. Ritornerà. Donnicciole. Ecco cosa siete, donnicciole. Discutete sempre di cose più grandi di voi. Andrea tornerà, ve lo dico io. E vi sposerete. Tornerà avendo sulla coscienza una macchia che nulla mai potrà cancellare. Se Andrea ucciderà Melchiorre, un giorno un altro ucciderà lui. Storie. Andrea è molto abile e mai nessuno saprà la fine che farà quell'altro. Ma sarà un assassino lo stesso. Sarà un assassino e io non lo sposerò. Mamma Maria, ma perché non torna da noi? Perché non lascia al brigadiere il compito di occuparsi di Melchiorre? Io non capisco più nulla. Non so più cosa fare. Attenta, Pamela. Andrea difende il nome che porta e che domani porterai anche tu. Ma la giustizia, per che cosa c'è? Per i vigliacchi. Solo per i vigliacchi. Ora basta! E non esasperate la mia disperazione. Io voglio bene a Andrea, ma ho paura. Non potrei sposarlo. Non potrei vivere nel terrore e nell'incertezza. Mai nessuno saprà chi ha ucciso Melchiorre. Andrea non mi vuole più bene, altrimenti sarebbe rimasto qui. Pazzo, tu vai d'accordo soltanto col vino e col sangue. Per fortuna Andrea ha preso da me e la pensa come me. Ti proibisco di stigarlo al peggio. Non voglio più sangue. È meglio un fuorilegge che un vigliacco. Fuorilegge. Non lo dovrà mai diventare. Mai. Acqua.
Melchiorre. È mio figlio. Acqua. Soffoco. Maledetta. Andrea. Mio figlio. Dov'è? Dov'è mio figlio? Acqua. Maledetto. Morirai dissanguato, divorato dalla sete e dalla febbre. Non sarà Andrea a farlo. No, non l'ho raggiunto. È scappato per evitare il peggio, il vigliacco. Si deve essere diretto sul Monte Alto. Ma debbo averlo colpito e non può essere andato molto lontano. Morto o vivo, lo scoverò quel vile. Non sopporto i vigliacchi. Io, quando ho ucciso, l'ho fatto lealmente, guardando in faccia l'avversario. Ero povero in canna. Non potevo lasciar morire di fame il bestiame. Per questo ho abusato di un pascolo suo. Sono stato fortunato. Ho sparato per primo e l'ho fatto fuori. E il bestiame? Tutto morto. È andato tutto in malora e ci sei andato anche tu. Non serve uccidere. Ma tu non hai ucciso come me. E so anche di aver commesso lo stesso errore. L'impulso della bestia troppo spesso prevale sulla ragione. Abusavi di un pascolo che non era tuo. Eri in torto e hai ucciso. Melchiorre ha ucciso perché dice che Predu non voleva tollerare l'ombra di quell'olmo sul suo terreno. Questo ragazzo ha ucciso perché è stato sorpreso mentre stava rubando un capretto. C'è molta bassezza nell'animo umano. Però, se non ci fosse tanta miseria, tutti questi fatti di sangue non accadrebbero più. Da questo ho imparato molte cose, ma è troppo tardi. Vado a prendere una boccata d'aria. Brutte notizie, brigadiere. Se le preme Andrea più che Melchiorre. Ebbene, Andrea è sistemato. Ammesso che sia ancora vivo. Spiegati, fai presto. Abbiamo trovato delle tracce di sangue verso il podere di Ruiu. Andrea si è certo scontrato con Melchiorre e ne è uscito malconcio. E adesso è là al podere e forse in fin di vita. E Melchiorre, che noi stiamo aspettando in caserma, è sempre uccel di bosco. Basta. Anni fa in questa contrada il banditismo dilagava ovunque. L'ambiente era ostile e chiuso. Ma i tempi sono cambiati e cambieranno ancora. Questa volta i fatti non mi hanno dato ragione. Ma il principio per noi resta quello di prevenire, non di reprimere. Puoi andare, me ne occuperò io. Chissà perché Dio ha fatto la notte più bella del giorno. Te lo dico io perché. Per i vigliacchi che preferiscono agire nell'ombra. Non è vero! Non è vero! Lo
non sono un vigliacco! Non parla di te. Calmati, Rosario. Con questo fifone tra i piedi bisogna pesare le parole. Faresti meglio. E tu faresti meglio a scomparire, hai capito? Arrivano! Sento i cavalli! Vogliono uccidermi! Non arriva nessuno! Calmati, ci siamo noi con te. Non ho niente contro di te, Andrea. Lo so. Hai soltanto bisogno d'esercizi. Se avessi una donna. Hai una cavalla. Arrivano. Non mi prenderanno. Bisogna fare qualcosa. Potrebbe essere ancora vivo. Da questa altezza? Ma che? Povero ragazzo. La disperazione e la pazzia. No! Non puoi farlo! Non puoi! Dove hai lasciato Andrea? Dimmi. Andrea, dov'è? Parla, per carità! Dov'è mio figlio? L'olmo è mio! No, non volevo, non volevo. Butta via quell'ascia! No! Il carro... Nessuno. Nessuno mi prenderà. Io sono il più forte. Il fucile. Andrea! No! Non mi prenderai. Continua. Non mi prenderai. No. Continua. Parlami di Andrea. Non mi prenderai. Dove l'hai lasciato? Non mi prenderai. Che cosa è accaduto? Non mi prenderai. Parla! Non mi prenderai. Dimmi dov'è Andrea! No! Non mi prenderai. Sono io che sparo. Pazzo. Sono io che sparo. Pazzo! È vivo. È Melchiorre. Non avvicinarti.
Nessuno lo toccherà. Deve decidere la giustizia. Mia cugina me la pagherà. Ti sei messa contro la tradizione, non sei degna di appartenere alla nostra famiglia. Se n'è andato. Una pallottola o un malanno la annienteranno. Ritorna da tua madre. Hai ancora in pugno il tuo avvenire. Sì, certo. Ma lasciate anche voi questi monti. Io no. È finita per me. Buona fortuna, vecchio Tollo. Di mia moglie e dille che mi hai visto. Vado in caserma. E tu sta attento soprattutto ad Andrea se dovesse venire. Ma perché non lo buttiamo in cella? Ormai ha confessato. Deciderò io quando sarà il momento. Ho chiesto un'ambulanza. Signor sì. Brigadiere, è stata una bella lezione la sua. Prevenire, non reprimere. Fa buona guardia.
Rimani a letto. Non puoi alzarti. Stai tanto male. Nessuno mi impedirà di attuare ciò che ho deciso. Ti prego, vattene ora. Ho bisogno di restare solo. Hai mandato Giuseppe chissà dove e non ti rendi conto delle cose più importanti della nostra vita. Anche questa per te non ha importanza. Non conta dunque nulla questa creatura. Le frustate ai cavalli? E i baci a Lica. È un tesoro la nostra Lica. Ti prego, lasciami solo per un attimo. Melchiorre. Melchiorre, tutto a posto. Quanto tempo occorrerà perché entri in funzione qui? Beh, ormai è questione di giorni, eh? E anche quest'anno il raccolto è andato in malora. A quando questa centrale sarà pronta, l'acqua disseterà le nostre campagne. Si lavora alla canalizzazione, si sa. Beh, ci vorrà qualche tempo ancora. È un'opera grandiosa. I campi rinverdiranno e finalmente ci sarà prosperità per tutti. Grazie, amico. Buongiorno. Ai vostri piedi, mamma Maria, sono venuto a implorare il vostro perdono. Dovevate lasciarmi morire dissanguato. Perché avete voluto salvarmi? Di tutto l'accaduto, Andrea non saprà nulla. Ma dove sarà? Andrea disapproverà il gesto di sua madre. Però io gli ho impedito di uccidere. Aveva il diritto di fare scempio di me. Credo, figlio mio. Arriva qualcuno. Chi c'è? Andrea. Cosa? No, ti scongiuro. Non puoi farlo. Portatelo via. Mio. Ma che hai? Sei tutto un fremito. È l'emozione, l'ansia di riabbracciarti. E ho paura per te. Non devi temere per me. Pamela, come stai? Andiamo, andiamo in paese. Pamela scoppierà dalla gioia nel rivederti. Certo, andiamo da lei.
solo un attimo per rinfrescarmi. No, non andare. Non muoverti. Pamela ci aspetta, ci penserai dopo. Madre, tu mi nascondi qualcosa? No. Andiamo via. C'è Melchiorre. Ed è armato. Hai detto Melchiorre? È venuto a implorare il mio perdono prima di costituirsi. Io l'ho raccolto ferito al limite del potere. Solo da lui potevo conoscere la tua sorte. Ascolta, figlio. È un uomo finito. Ormai è nelle mani dei carabinieri e spierà la sua colpa lo stesso. Quando l'assassino di tuo figlio ha infangato il nostro nome e il nostro onore. Andrea, ti scongiuro. Mi ha promesso che non sparerà. Non fare pazzie. Fallo per me. Pensa a Pamela. Penso a Bredu io. No! Melchiorre! Melchiorre! Esci dalla mia casa e mostra il tuo coraggio. E non tentare di scappare. Esci dalla mia casa, ti ho detto! Vieni fuori e battiti lealmente! Senti, Andrea! Fatti vedere sul piazzale! O sparo su tua madre! Fatti vedere! Non farmi sparare su tua madre! Verrò davanti al piazzale! Non andare, Andrea! Non andare! Andrea, vieni fuori! Non farmi sparare su tua madre! Non farmi sparare su tua madre! Non farmi sparare su tua madre! Anche tu puoi farlo. Guarda, ha buttato il fucile. Segue il suo destino.